È un centro d'ugoni tutto esaurito, quello che accoglie l'esordio casalingo della Pallanuoto Sport Management nel secondo campionato di Serie A2 della storia gialloblu. C'è grande attesa attorno ai ragazzi di Coach Caorsi, che dopo la sfortunata prova della prima giornata, in cui sono usciti sconfitti a testa altissima sul difficile campo della Regalidea Torino, accreditata dei favori del pronostico per la promozione in Serie A1, affrontano il plebiscito Padova nell'unico derby veneto della stagione. Nessuno indisponibile per Coach Caorsi, che può contare su tutta la rosa a disposizione e convoca Torquati, Fasoli, Delas, Spaziano, Ali, Benassuti, Lanfranchi, Trebino, Pastore, Capitan Boldrini, Rocchi, Tullio e Carippo. Per gli scaligeri però l'inizio partita è da incubo. In 90 secondi Filippetto con il suo 1-2 porta avanti gli ospiti per due reti. C'è confusione nella fase offensiva di Sport Management. I ragazzi appaiono contratti, si cerca la boa con continuità ma poca fortuna, poco precisi i passaggi. A 2 minuti e 26 dalla fine della prima frazione è ancora il Padova a andare in rete con una bella conclusione da fuori di Barbato, cui fortunatamente poco dopo segue la replica di Tullio, che da fuori sblocca il tabellino Sport Management con un bel tiro sul palo di destra. Sembra che Sport Management possa rientrare nella partita, ma a meno di un minuto dalla fine, ancora Conte per il plebiscito Padova fissa il risultato sul vantaggio di 4-1 per gli ospiti alla fine della prima frazione. Il secondo quarto si apre con una superiorità numerica non sfruttata da Rocchi, ma è il preludio alla ripresa di Sport Management, che infatti con Trebino, servito al centro e bravissimo a riprendere la ribattuta corta del portiere, insacca il 2-4 e accorcia a 2 le lunghezze di distanza. Si continua a giocare senza che ci siano gol, le difese chiudono tutti gli spazi, ma è bravissimo Capitan Boldrini a sfruttare la superiorità numerica e a meno di 4 minuti dall'intervallo lungo ad accorciare ulteriormente il distacco. Il Padova non è abile a sfruttare una doppia transizione sull'out di destra e a 2 minuti e 20 dalla fine del secondo periodo è Torquati che toglie dall'angolino basso un gol certo per gli ospiti. La superiorità numerica successiva si conclude con un fallo da rigore combinato al Padova. È Trebino che si incarica della battuta e a 1:20 dalla fine della seconda frazione conquista il primo pareggio della partita. La super difesa messa in campo da Sport Management chiude la saracinesca e chiude ogni attacco avversario, concludendo il parziale sul risultato di 3-0 e quindi andando all'intervallo lungo sul punteggio di perfetta parità 4 pari. Le squadre rientrano dopo il cambio di campo ed è ancora Sport Management a conquistare la palla al centro, ma è Zanovello, autore dell'unica rete del suo incontro, a riportare in avanti gli ospiti per 5-4. La partita è molto frammentata, numerosi sono i falli, sale l'intensità fisica, ma Spaziano è bravissimo a 5-26 dalla fine a trovare in boa l'unica rete della sua partita, però fondamentale per il 5 pari. Sport Management soffre, concede delle superiorità numeriche agli avversari, ma ancora Torquati bravissimo a chiudere la porta a tutte le incursioni avversarie. Il 6-5 ed il primo vantaggio per Sport Management passa ancora dalle mani di Trebino, che è bravissimo nel trovare l'angolo basso a 4:32 dalla fine. 1:30 dopo è Rocchi che allunga a più 2 il vantaggio interno con una splendida conclusione che il portiere avversario può solamente sfiorare. Caprani la tocca, la palla tocca il pelo dell'acqua ma millimetricamente supera la linea di porta e quindi è gol. Con questo risultato, con il 7-5 e quindi con un parziale vinto ancora da Sport Management per 3-1, si conclude la terza frazione. Gli ultimi 8 minuti si aprono con Sport Management attenta a conservare il vantaggio di 2 lunghezze con una buona difesa molto accorta. Il piano tattico del plebiscito Padova sembra non funzionare più e a 4:48 dalla fine è Trebino in superiorità numerica ad allungare a 3 le reti di vantaggio per Sport Management. Nell'azione successiva, pur in inferiorità numerica, Torquati para il tiro degli avversari e con 5 minuti sul cronometro sembra la resa per il plebiscito Padova e la vittoria per Sport Management. Si continua su questa linea fino a 2:44 quando Carippo è bravissimo e fa tutto da solo, resiste una carica e segna la rete del 9-5 che sembra chiudere il match. Sembra fatta per Sport Management, ma il plebiscito Padova ha un'ultima veemente reazione d'orgoglio. Cambia il piano tattico degli ospiti che passano ad una difesa pressing a tutto campo e con Filippetto e Tomasella trovano 2 gol in 40 secondi che dimezzano il vantaggio dei gialloblu.
Besic per gli ospiti commette il terzo fallo e quindi espulsione definitiva, ma Sport Management non riesce a sfruttarla fin quando il solito Filippetto, anche per lui quattro reti, accorcia ulteriormente le distanze. Ma mancano solo 30 secondi e non c'è più tempo e la partita si conclude sul risultato finale di 9-8 per Sport Management. Quattro reti per Trebino, una a testa per Spaziano, Capitan Boldrini, Rocchi, Tullio e Carippo. Spazio alle interviste con Enrico Trebino, eroe di giornata, e coach Claudio Caorsi. Siamo qui con Trebino, migliore in campo, quattro reti quest'oggi, soprattutto un rigore fondamentale, forse nel momento più difficile, quando il gap con gli avversari è stato colmato, sotto 4-1, rimonta, gol del 4 pari. Cosa ci dici di questa partita? Siamo stati, innanzitutto buonasera a tutti, siamo stati molto bravi a recuperare la situazione perché ci siamo trovati sotto di quattro reti e mentalmente abbiamo reagito veramente in maniera eccezionale, secondo me la squadra è stata esemplare e siamo riusciti a rimontare gol su gol. Non dico che sia stato il rigore determinante, ma penso che sia la porta della squadra perché proprio abbiamo cambiato marcia, eravamo bloccati. Onore al Padova che comunque ha fatto un'ottima partita, ma veramente devo fare i complimenti ai ragazzi e ai miei compagni di squadra perché sono stati veramente eccezionali. Siamo riusciti a rimontare e poi a mantenere questo vantaggio, anche se poi alla fine certamente lo sforzo, abbiamo pagato anche lo sforzo che abbiamo profuso per rimontare. È stata una partita, penso, terminata 9-8, giusto? Era fondamentale vincere. Abbiamo smosso la classifica, ci aspettano impegni importanti adesso. Vediamo, adesso siamo a Como sabato prossimo, quindi ce l'andiamo a giocare come tutte le partite. Infatti grandissima, una partita dai due volti diciamo, quindi un inizio in difficoltà, loro bravi a sfruttare la superiorità numerica, attenti, precisi, noi forse un po' contratti. Secondo te qual è stata la molla che ci ha fatto cambiare approccio all'incontro? Diciamo che siamo stati bravi noi ragazzi a darci una scossa insieme al mister, abbiamo giocato tranquillamente. Era troppo importante questa vittoria, troppo importante, perché questo è un campionato equilibratissimo secondo me, dove forse solo un paio di squadre potranno prendere il largo tra virgolette, e poi c'è un equilibrio incredibile, quindi questo è uno scontro diretto che vale doppio secondo me. Sabato siamo a Como invece, terza giornata, con loro Sport Management ha fatto tutto il cammino della passata stagione a braccetto. Che tipo di incontro sarà? Io mi aspetto un Como battagliero, specialmente in casa dopo aver perso la prima partita col Brescia. E noi siamo tranquilli, il Como deve ancora giocare a Bergamo, un derby. Io sinceramente mi auguro che il Como vinca. Noi andiamo per vincere a Como e vediamo. Como è una squadra forte, si è rinforzata, ma noi lo siamo altrettanto, quindi non partiamo assolutamente battuti. Claudio, undicesima partita del 2011 in casa, undicesima vittoria. Cambia la serie, il risultato non cambia. State iniziando ad abituarli proprio bene i vostri tifosi. Noi lo facciamo perché la nostra salvezza passa attraverso le partite in casa, con questi meravigliosi ragazzi e sostenitori. Bisogna vincere 8-9 partite e noi pensiamo che sia più bello e più importante vincere davanti ai nostri tifosi. Ciò non toglie che, come abbiamo fatto sabato scorso, ogni partita per noi è una guerra. Anche oggi l'avevamo iniziata malissimo, l'abbiamo ripresa alla grande, siamo stati bravissimi, negli ultimi due minuti abbiamo rischiato di rimetterla in gioco, a mio avviso immeritatamente. Sono contento dei progressi. Una partita dai due volti, quindi un inizio difficilissimo, loro bravi, superiorità numerica, hanno trovato subito due gol, Sport Management a rincorrere, hai predicato calma, li hai fatti giocare con pazienza per riprenderli un gol alla volta. No, noi sapevamo che loro avrebbero basato su un ritmo alto per far stancare i nostri centri, che sono sicuramente lenti e diciamo faticano nella fase difensiva. Noi dovevamo avere più rispetto dei nostri centri, appunto a giocare lungo con dei tempi più consoni alle loro caratteristiche. All'inizio l'ansia di voler far subito bene ci ha portato a accelerare, andare dietro al loro ritmo. Quando abbiamo cambiato l'inerzia, giocando il nostro ritmo, siamo nettamente tecnicamente superiori a loro e siamo usciti piano piano. Una bella prestazione all'esordio a Torino contro una delle favorite con cui siete rimasti in partita fino all'ultimo secondo. Per ampi tratti, una partita super oggi con un parziale di 9-1 a un certo punto, a cavallo dal secondo alla metà del quarto quarto. Dove può arrivare Sport Management? A Torino già da oggi penso che recrimineremo qualcosa, perché
forse oggi iniziamo a capire, lavorando, dove possiamo arrivare, nel senso a giocarcele tutte, che questo è un campionato secondo me molto equilibrato, però se uno oltre a giocarsele riesce a portare come oggi il risultato a casa, noi dobbiamo giocare come dicono tutti gli allenatori di tutti gli sport, partita dopo partita, però non vedo al momento un avversario capace, perlomeno qua, di impensierirci se noi giochiamo come sappiamo. Prossima settimana impegno a Como, rivalità ormai storica, visto che con loro Spar Management ha conquistato la promozione nella passata stagione. Li conoscete benissimo, sai quale sarà l'ambiente che vi attenderà. Cosa ci si aspetta da questo incontro? Altra partita combattuta con un allenatore che per caratteristiche prepara una squadra molto fisica, aggressiva, con molto contatto, quindi esaspererà gli animi delle due squadre, sarà molto importante come la coppia arbitrale deciderà di gestire l'incontro e come noi sapremo adattarci agli arbitri, perché deve essere ormai così, non lamentarci, ma capire in maniera rapida come fischiano.